Grazie al cielo si riparte. Anche il Gran Fondo Master Tour è iniziato, con la prima tappa di domenica 25 gennaio alla Marcia Longa di Fiemme e Fassa. In una stagione invernale ancora anomala, che non ha dato scampo agli organizzatori, lasciando senza neve le località e costringendo i comitati organizzatori ad annullare, modificare o ancora far slittare le date delle loro gare, fino allo scorso weekend, dove l'eccezionale macchina organizzativa della Marcia Longa, assieme al popolo delle due valli, ha permesso di correre, anche se su tracciato leggermente ridotto, la prova Regina d'Italia. Vittoria, neanche a dirlo, norvegese, con il vichingo Gjørdalen a precedere sul rettilineo finale il compagno di team Anders Åkland e con al terzo posto Pettersson, recuperato dai due dopo una lunga fuga iniziata al giro di boa di Molina di Fiemme e recuperato proprio nel tratto finale di Cavalese. Neanche a farlo apposta, quasi lo stesso copione in campo femminile, con le prime tre a contendersi il podio per pochissimi secondi. Il successo finale se lo aggiudica la protagonista di questa stagione, la ceca, ma di passaporto austriaco, Katarina Smutna, che precede sul traguardo di Cavalese la norvegese Quelli e la leader di Coppa Swix Classic, Serena Bonner. Per quanto riguarda il Gran Fondo Master Tour, la vittoria assoluta in categoria Uomini 1 va a Bruno De Bertolis, 33esimo assoluto e secondo italiano all'arrivo dietro Giorgio Di Centa. Nelle altre categorie si impongono Reinhard Karl Gruber, Uomini 2, 70esimo assoluto, Marco Crestani, tra gli Uomini 3, 174esimo al traguardo, entrambi del Team Futura. Poi tra gli uomini 4 Silvano Bernardini, 150esimo assoluto dello Sci Club Marcia Longa ed infine Luciano Dalle Mule, 495esimo al traguardo, vince la categoria Uomini 5 della Rete Club. Tra le donne, avvincente la lotta per le prime due posizioni, con Carolina Tiraboschi, 26esima dell'Ubi Banca Goggi, che si aggiudica la prova per soli 16 secondi su Roberta Tarter della Stella Alpina di Carano. Le prossime due Gran Fondo Master Tour saranno molto ravvicinate, con domenica 1 febbraio in Valdivizze la Gran Fondo in tecnica libera e mercoledì 4 febbraio in notturna sull'Alpe di Sciusi la Moonlight in tecnica classica. Da non perdere!